proprio negli anni della crisi più nera in Italia che questa azienda di famiglia padovana, che produce dal 1956 valigie in alluminio, decide di tornare nel bel paese, di rilocalizzare almeno una parte della produzione, quella made in Italy al 100%, che richiedono soprattutto i mercati stranieri, che per l'azienda rappresenta oggi un 30% delle vendite. Per il mercato italiano invece va bene ancora, è purtroppo il prodotto delocalizzato. Cos'è che è stato più difficile? Trovare i fornitori. Perché ovviamente tutte le aziende hanno delocalizzato negli anni. Ci siamo ritrovati che nessuno più fornisce materia prima italiana. E quindi abbiamo dovuto ricontattare fornitori vecchi o comunque contattare nuovi fornitori, chiedere loro di aprire di nuovo le macchine che avevano bloccato per ripartire. Back home. In Italia il prodotto è un prodotto di importazione, gli italiani non se lo possono permettere oggi il Made in Italy, si permettono però di prendere valigie che noi importiamo dalla Cina. Da allora sono 20 i posti di lavoro creati in azienda, in previsione c'è pure l'allargamento dello stabilimento produttivo di 2500 metri quadri, solo dalla fine del 2017 sono state assunte a tempo indeterminato 7 persone. Noi non abbiamo mai licenziato nessuno, perché abbiamo semplicemente cambiato le funzioni all'interno dell'azienda. Cambiando le funzioni, chi prima produceva ha cominciato a lavorare nel magazzino, per esempio. Adesso che effettivamente c'è il bisogno della produzione, chi era a magazzino e sapeva produrre è ritornato a produrre. Quindi tutto quello che era l'esperienza e il know-how l'abbiamo mantenuto. Ancora oggi però il 70% della produzione viene fatta in Cina. Ancora troppo alto il costo del lavoro qui in Italia. Impossibile sbaragliare la concorrenza. È che il costo del lavoro è veramente troppo alto. Quindi si chiede alle aziende di tornare a produrre in Italia. Siamo qui, vogliamo farlo, ma dateci la possibilità di farlo, è questo quello che diciamo, perché non è possibile farlo senza un aiuto. Basta veramente diminuire i costi, basta veramente diminuire le tasse, perché non è possibile che un dipendente costi il doppio rispetto a quello che lui riceve nella busta paga. E non è giusto che siano le aziende che debbano pagare per fare in modo che in Italia ci sia lavoro, perché vogliamo farlo, ma vogliamo veramente essere tutelati. Questa è l'unica cosa che chiediamo. Back to my-